Siamo alla sala Eden, la Lega Navale Italiana Sezione di Ortona, già sta concludendo la prima giornata di questo importante appuntamento, Italia Cup ILCA 2023. Siamo con Manuela Napoleone che ci illustra un po' come è andata la prima giornata. Manuela, dimmi. Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori di Ortona Notizie. Si stanno concludendo le fasi di accredito degli allenatori e degli atleti che questa sera parteciperanno, che domani meglio parteciperanno alla prima giornata di regate di questa prima tappa del campionato nazionale ILCA 2023. Come potete vedere, siamo qui alla Sala Eden, sono appena arrivati anche altri equipaggi. Ragazzi, da dove arrivate? Siamo in diretta su Facebook. Civitanova Marche. Salve a tutti. Ciao. Ciao. Abbiamo deciso di fare gli accrediti dei ragazzi proprio qui in questa sala bella del comune di Ortona per dare spazio ai 358 ragazzi che si sono iscritti. In questo momento hanno già completato e ufficializzato le iscrizioni circa 260 ragazzi. Stiamo aspettando gli ultimi equipaggi. Arrivano da tutta Italia, l'ultimo equipaggio dovrebbe arrivare alle 8 e un quarto da Livorno e ovviamente gli abbiamo detto che li aspettiamo per gli accrediti e per l'ufficializzazione. Anche in questo vogliamo fare la differenza sull'accoglienza. Terminato il primo giorno, che è questo della ufficializzazione, da domani partirà la prima giornata di regate e saranno, vento permettendo, tre tappe. La prima partenza dovrebbe essere data alle 11 e poi a seguire ogni regata dovrebbe durare circa un'ora a seconda delle condizioni di vento previste. La partenza prevede un minimo di 5 nodi fino a un massimo di 25 nodi. Le regate saranno visibili sia dall'orientale, perché abbiamo individuato due campi di regata, Campo Alfa e Campo Bravo, ai Saraceni o sotto i Parco Ciavocco, oppure, cosa la chicca di quest'anno, la classe prevede la consegna di un tracker, un GPS a tutti gli effetti, monitorerà tutte le imbarcazioni e saranno visibili tramite due schermi installati allo stabilimento Eldorado dei Saraceni. Noi ci siamo occupati, diciamo, dell'aspetto segreteria, ma a terra, in mare, abbiamo avuto alla base nautica il nostro vicepresidente Filippo Salvati, che ha accolto i ragazzi all'arrivo con i vari carrelli, imbarcazioni, gommoni. Filippo, com'è andata la prima giornata? Benissimo, anche perché è stata una giornata fantastica di sole con un lieve venticello e vedere tutti questi ragazzi entusiasti, ragazzi e ragazze da tutta Italia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Genova, impressionante, Trieste, Monfalcone, veramente impressionante l'entusiasmo che hanno questi ragazzi, molto molto seri e entusiasti, è stato veramente un piacere. L'organizzazione è andata bene, credo che gli ospiti siano stati molto contenti. Poi la giornata era veramente molto favorevole a un'accoglienza eccezionale e speriamo di continuare così e speriamo soprattutto che domani ci sia il vento buono. Continuiamo con una carrellata, guardate quanti ragazzi ci hanno raggiunto e visto che siamo qui in diretta, permettetemi di inquadrare le grandi attività che hanno deciso di aderire a questa nostra iniziativa, ai nostri sponsor che hanno permesso di fare tutto questo nel miglior modo possibile. Per cui un grazie incredibile a tutte le aziende, piccole e grandi, che hanno aderito al nostro progetto e che sono saliti a bordo di questa grande imbarcazione che è Lega Navale, sezione di Ortona. Quindi appuntamento a Il domani. prossimo appuntamento domani dalle 8:30 il villaggio di regata sarà aperto a tutti i partecipanti, si uscirà in mare orientativamente alle 11, segnale di partenza alle 11 per le prime tre tappe di regata. E poi domani sera faremo un altro punto. Domani sera Ortona Notizie vi aggiornerà
ancora meglio con il punto della situazione. Vi racconteremo come sono andate le prime regate, come sono le classifiche provvisorie, e vi aspettiamo tutti quanti, soprattutto vi aspettiamo a vivere il villaggio di regata Gioe Saraceni. Buonasera.